benvenuti ad una nuova puntata di Balconi TV Bologna. Io sono Baba e oggi sono in compagnia dei 2D che ci suoneranno al Funk Non Si Comanda e poi faremo un paio di chiacchiere. Ci vediamo dopo. Quanto tempo che non chiami i tuoi rose, dorme nel letto, troppi baci che non sono suoi. Fai slalom fra le slalom per raggiungere il terrazzo, tocchi il cielo con un dito, ma sta terra per quanto sei in alto jack. A volte la fame da fame d'amore, c'è sete la fame nel cuore, ti sfami di mani da mare e dolore. Prima suonavi per quattro persone, ora che hai fatto l'entourage ne avrei viste un milione. Ora che ti serve la scorta per stare al bancone, vorresti essere nessuno per far scorta d'emozione. Rose, ragazza quel sapone, John ti fa da produttore, hai perso la purezza per stare in televisione, e dal matrimoniale pensi che era meglio stare in branda con la banda, dove musica e speranza, un bacio di un sorriso era essenziale per quello che fai, prendi soldi e scappa, ma quando non si comanda. Non senti come roba, la nave parte a fonda, ti ho fatto una domanda.
Dal Funk non si comanda, loro sono i 2D. Innanzitutto grazie mille ragazzi per essere qui con noi grazie oggi sotto questo sole cocente. Hanno appena, diciamo, noi solitamente iniziamo la puntata con quella che è la classica canonica domanda del perché avete scelto il nome 2D. Chi è che mi risponde in questo caso a questa domanda? Ti rispondo io. Ti rispondo io. Sì. 2D nasce da due identità. Noi veniamo da una realtà, anzi due realtà, che erano due progetti, Scat Plaza ed Affordance, e si sono trasformati da due identità in una realtà 2D, e questo è il nostro nuovo progetto e siamo molto contenti di essere qui al Balcony a presentare tutto in questo fantastico posto. È magico, è magico. E appunto avete appena detto che provenite da due progetti diversi che sono appunto Scat Plaza e Affordance. Il pezzo che avete appena eseguito, cioè Il Funk Non Si Comanda, infatti non è una produzione 2D ma una produzione precedente. Com'è stato il passaggio, diciamo, da quello che erano le due band, diciamo, precedenti? Cosa avete deciso di tenere? Cosa avete deciso di cambiare? Cosa c'è di nuovo? Ma sicuramente anche nelle due band precedenti, diciamo che alla fine componevamo noi i pezzi, quindi i pezzi che più ci piacevano li teniamo e li riproponiamo. Adesso stiamo scrivendo pezzi nuovi comunque e li ultimeremo ora nel mese di maggio, quindi a breve usciranno anche pezzi targati 2D. Ma voi infatti collaborate da un sacco, se non sbaglio dal 2012. Cioè sì, dal 2012, un lungo percorso. Infatti noi quando ci siamo mollati con gli altri progetti, diciamo sempre, questo non è una cosa brutta mollarsi, è più un percorso che si trasforma. Per noi è stato appunto questo, un'evoluzione, okay. E 2D è l'ultima metamorfosi, mettiamola così. L'ultima per adesso, immagino, perché sì, le menti diaboliche stanno pensando altre cose. E invece appunto per quello che riguarda il futuro, o comunque quello che è in questo momento il vostro, diciamo, la vostra dimensione, ecco, non trovavo le parole giuste. Quali sono invece i programmi al di là appunto del scrivere? Avete date, avete, insomma, porterete in giro questo lavoro? Vai, ditemi. Vai. Niente, sicuramente suoneremo diverse volte in estate. Ora solo questo weekend suoniamo, cioè weekend, insomma, questo ponte, suoniamo stasera a Venturina, infatti scapperemo proprio a 2000 e in provincia di Livorno, e poi vabbè torneremo a casa nostra a Grosseto domani, e poi a maggio abbiamo altre cose in ballo che usciranno fra poco, uguale per l'estate, insomma, vari festival eccetera eccetera. Unstoppable proprio. Sì, esatto. L'obiettivo è non fermarsi mai. Sì. Perché chi si ferma è perduto, esatto. Quindi quanto siete saggi, ragazzi. Comunque, e per chi volesse sapere dei nostri seguaci, chi volesse sapere dove suonerete, cosa farete, i vostri numeri di telefono, le vostre foto, dove vi possiamo trovare sui social, vari Facebook, Instagram, eccetera. Sì, ci potete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, siamo molto abbiamo social. Abbiamo la mail, siamo scrivendo 2D. Sì, 2D, staccato ID, perché Facebook non ce lo prende attaccato. Vedi che ho fatto bene a chiedervelo. Esatto. Quindi 2 staccato ID. Tanto comparirà sotto di noi la scritta magica in questo momento, quindi siete a posto. Purtroppo però il tempo a nostra disposizione come sempre è limitato, quindi raga vi devo purtroppo salutare, voi tanto dovete scappare, quindi vi va solo che fatta bene. Grazie mille per essere grazie stati mille qua con noi oggi sul balcone, grazie mille Bolo per essere così bella e soprattutto così verde come vedete alle nostre spalle, e ci vediamo alla prossima puntata di Balcony TV, ragazzi, grazie mille. Ciao, un bacione. Ciao.